Oggi presenterò, o meglio chiederò al senatore Alfonso Mascitelli dell'Italia dei Valori di presentare alcuni emendamenti al disegno di legge 1441 ter che ora è all'esame del Senato e al numero 1195. In particolare mi soffermerò su tre emendamenti che poi racchiudono il senso delle preoccupazioni che sono emerse nel corso della campagna elettorale in Abruzzo. Un primo emendamento si interesserà dell'articolo 16, del comma 19 in particolare, nella parte in cui prevede che la valutazione di impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni alla perforazione del pozzo esplorativo non sia più di competenza della Regione, ma diventi di competenza dell'Ufficio Territoriale Minerario per gli idrocarburi e per la geotermia competente. Io presenterò un emendamento per sostituire alla competenza di questo ente nazionale la competenza della Regione Abruzzo. Io credo che per interventi così impattanti sul territorio, ma ne abbiamo parlato diffusamente in moltissime occasioni, le procedure di valutazione di impatto ambientale devono restare di competenza regionale. Quindi presenterò un emendamento sostitutivo per fare in modo che questo organismo statale venga sostituito dalla Regione Abruzzo. Presenterò poi un secondo emendamento che interessa sempre il comma 19 dell'articolo 16 ed interessa in particolare il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. Il procedimento per il rilascio di questo tipo di autorizzazione esclude completamente i comuni, il sistema delle autonomie locali. Nella parte conclusiva di questo comma è scritto infatti che del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati. In buona sostanza le amministrazioni comunali dovrebbero subire a loro insaputa l'evoluzione di tutto il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e dovrebbero essere apposti a conoscenza del rilascio di questo permesso solo a procedimento amministrativo ormai ultimato. Io presenterò un emendamento per fare in modo che i comuni diventino protagonisti di questo procedimento amministrativo ed abbiano in pieno la possibilità di partecipare, evitando che vengano informati i comuni e con loro gli stessi cittadini amministrati soltanto nella fase conclusiva del procedimento, quando il permesso di ricerca risulterebbe essere già stato rilasciato. Un terzo emendamento intendo poi presentare e interessa il comma 20, sempre dell'articolo 16, che prevede che queste norme più permissive, che in qualche modo attenuano il potere di contrasto del sistema delle autonomie locali e delle regioni rispetto all'attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, dicevo il comma 20 prevede la possibilità che queste norme più elastiche e molto più permissive valgano anche per i procedimenti già in itinere, cioè per le domande già presentate. Io credo che le domande già presentate debbano essere invece disciplinate dalla normativa previgente e che questa normativa debba interessare al più ed a tutto concedere esclusivamente le domande che verranno presentate in epoca successiva all'entrata in vigore di questa legge. Diversamente questa normativa potrebbe essere interpretata come una sorta di sanatoria, come una sorta di condono per procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore di questa legge che potrebbero non avere i presupposti e i requisiti necessari per andare avanti. Allora nessun condono, nessuna sanatoria, i procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore di questa legge che continuano ad essere valutati sulla base della normativa previgente. I permessi richiesti in epoca successiva all'entrata in vigore di questa legge potranno essere esaminati sulla base delle previsioni di questa legge. Su questi tre emendamenti in particolare cercherò di concentrare la mia attenzione, sapendo che in commissione, nella 10ª commissione del Senato, ben difficilmente saranno approvati. Se così dovesse accadere, li presenteremo per l'Aula in Senato e se dovessero essere respinti anche dal Senato, torneremo a ripresentarli anche alla Camera dei Deputati. È una battaglia fondamentale. Parliamo di attività di ricerca, di estrazione, di coltivazione di materiali che determinano un effetto impattante sui territori. Se pensiamo all'Abruzzo, alla vicenda di Contrada Feudo, ma un po' a tutte le attività che potrebbero interessare il nostro territorio, riusciamo immediatamente a comprendere quanto sarebbe forte l'impatto sul territorio di questo tipo di iniziative. Ed il fatto che lo Stato voglia avocare a sé, soprattutto, la gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, annullando il potere di interdizione dei territori
e delle amministrazioni che rappresentano i territori, primi fra tutte la Regione, è una circostanza che francamente mi preoccupa. Avevo detto che avrei proseguito questa battaglia a difesa del territorio e dell'ambiente della Regione Abruzzo, insieme all'Italia dei Valori, e nello specifico insieme al senatore Alfonso Mascitelli, proseguiremo in questa direzione.